i giovani escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione. Devono anche non essere troppo chiusi, come dicono gli inglesi. Cioè, i giovani escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione. Devono anche non essere troppo chiusi, come dicono gli inglesi. Dice che si è stufata di cucinarmi la peperonata, trovarmi a letto a luna passata, pagar la retta all'università. Sto fuori corso da 16 anni, lei è un po' stanca di lavarmi i panni, ma si vergogna di dirlo ai nonni che a 40 anni sto ancora qua. Arriva questo ministro a riformare la previdenza, a suggerire che forse è il caso di fare un minimo di esperienza, perché il lavoro non lo si trova e la fortuna c'ha gli occhi chiusi, chiusi, chiusi o chiusi, chiusi. Io, laureato giusto, ho fatto un master, ci ho preso gusto. Nonostante abbia chiuso presto, di lavorare ancora non mi va. Mi dico poi che sono supponente, voglio un contratto da dirigente. Di competenze ne ho mica tante, ma puntare in alto male non fa. Poi mi arriva questo ministro fin da Torino, a segnalare che in questi anni deve esserci stato un po' di casino, perché lavoro ce n'è pochino e la fortuna agli occhi chiusi, chiusi, chiusi o oh, chiusi, chiusi. E ora, storie di vita vissuta. Dopo l'esame da giornalista collaboravo ad una rivista. Mi pagavano con una busta, quando l'aprivo trovavo il tè. Ora scrivo di più, così penso meno, faccio uno stage in un quotidiano. Il capo dice ti assumeremo se il debito pubblico calerà. E così spunta questo ministro, santa patrona degli esodati, a suggerire che se va bene potremo fare i disoccupati, perché il lavoro non ce n'è più e la fortuna agli occhi chiusi. Chiusi, chiusi o oh, chiusi, chiusi. Chiusi, chiusi o oh, chiusi, chiusi, chiusi. Chiusi. Mrs. Elsa Fornero, I do love you, I miss you so much. Oh, yeah. Con un solo decreto legge, Elsa, you move my retirement. Mi hai spostato la pensione forward, avanti, di 5 anni. Oh, Stix, Elsa. E io tengo duro per altri 5 anni, perché io sono Rocco Siffredi.